A mio parere non ci sono. Ho molto apprezzato la velocità con la quale l'onorevole Lucarelli è riuscita a dare le risposte. Non credo che siano risposte corrette. Per quanto mi riguarda, non le condivido. L'evocazione con l'apostrofo, sarebbe un problema se fosse un problema reale che dovrebbe riguardare anche altri paesi, perché non è solo l'Italia ad avere una situazione di debito molto alta. A parte che ogni volta che si richiama la grande altezza del debito dell'Italia perché questo ci impedisca di fare delle cose, a me piacerebbe che si dicesse cerchiamo di ridurlo in futuro. E per quanto riguarda il salvare le banche tedesche, questo è un mantra effettivamente che è stato molto usato anche dopo la crisi del 2011-2012 e le ricordo, onorevole Lucarelli, che Lucaselli. già... Scusi? Lucaselli, mi scusi, no, no, ancora. Chiedo scusa. Le ricordo, onorevole Lucatelli, che già il governo Berlusconi nel 2010... aveva partecipato a erogazioni praticamente del fondo salva stati per un totale quota italiana per un totale di 263 miliardi a favore di Grecia, Irlanda, Portogallo Spagna, e il suo partito faceva parte di quel governo, anzi non c'era ancora, ma era sotto le ali di Forza Italia e quindi diciamo il motivo ricorrente di critica che queste cose si fanno per le banche tedesche è stato creato dopo, ma se così è, avete partecipato molto largamente e più dei successivi governi. No, io credo che sia interesse complessivo dell'Europa, del sistema bancario europeo e anche dell'Italia, che forse non ha il sistema bancario più solido di tutti, anche se sono stati fatti dei progressi, mettere a punto degli strumenti che consentano, in caso di crisi, di proteggere efficacemente, eccetera. Per cui, sinceramente, posso sbagliarmi. L'onorevole ha sicuramente più sensibilità alle dinamiche dei mercati e alle opinioni che corrono nelle varie piazze finanziarie, ma io questo rischio dell'evocazione con l'apostrofo non lo vedo. Allora, io volevo...